Chiamatelo contenitore, chiamatela vetrina, chiamatela come volete, ma sapere tutto quello che si organizza, cosa si può fare o visitare solamente con un clic è cosa veramente utile ed è al passo con i tempi dell'attuale modo di vivere, condizionati come siamo dalle tecnologie che spesso ci avvolgono e modificano abitudini ed usi. Si chiama Gargano e Daunia ed è uno di quegli esempi che fanno benedire l'invasione tecnologica che stiamo vivendo. Per dirla come si deve, è una riorganizzazione di una innovazione di processi, cioè di un metodo che serve al territorio per fare rete e favorire il lavoro tra imprese o realtà organizzatrici, così come ci spiega meglio Enzo Dota, presidente di Rete del Mediterraneo. Gargano e Daunia rappresenta il sistema per realizzare davvero rete, sinergia e sistema, quello che noi sentiamo ormai da 50 anni. È molto pragmatico e si affida soprattutto alla volontà di lavorare in maniera sinergica nel territorio, quindi prendere il territorio e unirlo per poter fare sinergia sul territorio. Questo lo fai se hai davvero la volontà di realizzare il famoso, come dire, connubio tra la cultura, il turismo e l'enogastronomia. Cultura, turismo ed enogastronomia, il trittico che allena da sempre le idee e le capacità organizzative di quanti ricercano il salto di qualità di una provincia dove da anni si fa tutto e non si fa niente. Con la determinazione dell'associazione So Belli Cose e del suo presidente Andrea Castriota, nella Magna Capitana è stato presentato Gargano e Daunia, uno strumento concreto, pragmatico e gratuito, dedicato ad associazioni, attività commerciali, ristoranti, alberghi, guide turistiche e privati e quanti altri siano convinti che è la sinergia, l'unione che fa la forza. Uno strumento complesso ma affidabile, che permette un'autonomia gestionale tutto sommato semplice, una normale registrazione. Chiunque voglia organizzare o voglia inserire un evento può farlo in maniera autonoma perché ha la sua login e la sua password e quindi sostanzialmente può tranquillamente inserire tutto quello che fa, quando lo fa e come lo fa e dove lo fa, quindi con la localizzazione del punto in cui ha deciso dove verrà realizzato un determinato evento. Convinto e convincente Enzo Dota, da sempre sostenitore delle reti, e raggiante Andrea Castriota per questo progetto che punta alla realizzazione di una rete di associazioni con una ben precisa ricaduta sul territorio. Un atto concreto che mette da parte le parole e punta ai fatti. Insomma, Gargano e Daunia è quella che si dice una bella cosa. Andrea Castriota, presidente Associazione So Belli Cose. Questa è davvero una bella cosa, forse è la cosa più bella se riusciamo a stringere le maglie di questa collaborazione, di questa rete che vogliamo realizzare con tutte le associazioni. Deve essere un qualcosa aperta a tutti, chiaramente apolitica, dove tutte le associazioni potranno avere la propria possibilità di caricare in autonomia e completamente a titolo completamente gratuito il proprio evento. Il territorio necessita di belle cose. E necessità di eventi, perché in realtà non è vero che a Foggia in provincia non si faccia nulla, anzi di associazioni sul territorio attive ne siamo tantissime e davvero dobbiamo solo cominciare a collaborare in modo costruttivo.